La convocazione in nazionale, ancorché determinata dal forfè di Lentini, ha premiato un calciatore di indubbio talento e soprattutto una squadra che è riduttivo definire provinciale di lusso, avendo occupato da tempo e saldamente una importante posizione nella realtà del nostro campionato. Non è un caso che la squadra bergamasca viaggi verso l'Europa, confortata dal gioco impresso da Lippi e supportata fra gli altri da calciatori come Porrini e Ganz. Il primo gol della giornata nasce dai piedi puliti degli ultimi arrivati nell'affollatissimo club di Arrigo Sacchi. Punizione di Ganz, palo e Porrini rifinisce per Rambaudi. Il match è stato piacevolissimo e intenso, molte le buone giocate. Nella Lazio è subentrato Luzzardi, controllava la prima punta avversaria ed è stato promosso per così dire Bergodi, che ha giocato gran partita in fase difensiva e propositiva, cercando di favorire Signori, che pur essendo bergamasco non è certo il beniamino locale. Tante e bellissime le azioni, a cominciare dalla possibilità di raddoppio di Perrone, alla stupenda conclusione di Gascogne che trova ineccepibile risposta nel gran portierone Ferroni. Tutti i gol della giornata su calci piazzati. Signori e signori Gascogne. A Bergamo ribattezzato, e la cosa lo ha molto divertito, il Gazza alla matriciana. L'inglese è stato protagonista di rilievo, apprezzabili le sue accelerazioni e le sue improvvise conclusioni. La Lazio è piaciuta, peccato però che abbia impiegato part-time il suo enorme potenziale tecnico. Il terzo gol arriva dall'uomo del giorno, Maurizio Ganz, naturalmente sugli sviluppi della terza punizione decisiva. L'Atalanta, tutto sommato, ha evidenziato tutto quello che sa fare e poco non è, ma ha sbagliato nelle fasi cruciali della partita, errore imperdonabile perché ha consentito ad una formazione dotata di forte personalità come la Lazio di rimontare due volte e di pareggiare. Per il fallo di Bordin su Doll, Rodomonte concede il penalty, trasforma poi i signori che proprio ieri aveva promesso ai cittadini di farne una delle sue. I bergamaschi hanno contestato nella circostanza la decisione arbitrale, ma anche il fatto che signori ha calciato senza aspettare il fischio dell'arbitro. Poco dopo, altro episodio che però non si presta come il primo a molti dubbi. Tutto regolare. Non si può dire proprio che il Club Italia sia scarsamente affollato, ma sicuramente la convocazione premia un calciatore di talento e una bella squadra come l'Atalanta. Ma premia soprattutto l'umiltà di questo gruppo e la forza che ci mettiamo ogni domenica in campo. È andata bene anche oggi, poteva andare meglio, ma non possiamo assolutamente lamentarci. Nel primo tempo c'è stata una certa supremazia territoriale della Lazio, che con la loro tecnica superiore indubbiamente e teneva palla, la faceva girare. E nel secondo tempo invece la partita l'abbiamo avuta a mano noi, siamo ripartiti tantissimo, abbiamo creato tanti problemi, abbiamo fatto il gol, abbiamo fatto il secondo, abbiamo avuto due o tre palle gol e la Lazio non ha mai tirato un porto, onestamente. Sicuramente oggi l'Atalanta ha dimostrato che la posizione che occupa in classifica è giusta, ci ha messo in difficoltà perché loro hanno uomini molto veloci come Rambaudi e Ganz lì davanti. Sicuramente oggi abbiamo guadagnato un punto importante per la nostra classifica. E per la zona UEFA che succederà? Ma è una lotta fra 10 squadre che tutte hanno le stesse possibilità, perché c'è un equilibrio e quindi ci sarà da lottare veramente per riuscirci.